Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati su God of War 3 Remastered e siamo qua nelle caverne e adesso non so cosa ci aspetta, ma di sicuro non è niente di bello, anche perché sta andando sempre peggio pian pianino. Quindi, ah, siamo ritornati qua. Siamo ritornati in questa stanza. Ok, non c'era niente sotto, questi li avevamo già presi. Noi eravamo andati là a destra, quindi per forza di cose, con il corno lì, quello di ghiaccio che abbiamo sbloccato, andremo ad attivare questa. Quindi scenderà quella. Ah no, con cos'è che era? Ok, perfetto. Con lei, quindi adesso io mi tengo questa che non si sa mai. Un po' di sfere rosse che fanno sempre comodo. E adesso dobbiamo stare pronti al peggio. Anche se non sembra esserci nulla per ora. Qua c'è una nota che vabbè. Zeus ha richiesto una nuova cella per contenere un altro prigioniero, che sarai tu, immagino. Vabbè. Ok, vediamo qua come siamo messi a vita. Minchia, siamo. Niente magia adesso, vabbè, la rifulliamo. Tutta, meno male. E la vita pure, quindi adesso dovremo combattere. Se ci danno vita e magia. Oh, eccolo, Dedalo. Figlio mio, il mio magnifico Icaro. Non credo. Bene, bene. Hai la tempesta di ghiaccio. Lo scorpione deve essere morto. La tempesta di ghiaccio, quello è il segreto del labirinto. Per fuggire dobbiamo assemblarlo. Bene, bene. Hai già iniziato. Ho visto i cubi andare in posizione. Ora, una volta dentro, utilizza il dono di Borea. È il catalizzatore che aziona il labirinto. Tu non sei. Ma tu. Tu. Cosa. Cosa hai fatto al mio povero figlio? Mio figlio! Dov'è il mio ragazzo? Tuo figlio è morto, Dedalo. Un pochino, eh. Non vorremmo dirtelo. Mio figlio, no! 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 E la tempesta di ghiaccio per creare il potere del labirinto. Creare il potere! È il potere di creare, il potere di distruggere. Il re degli dei mi ha abbandonato. Ha abbandonato un po' Disse tutti, che a se dire il avessi vero. costruito il labirinto, mio figlio sarebbe tornato. Ti prendeva per il culo. Disse che se avessi preso il fuoco liquido. Oh, mio figlio. Oh, povero figlio. Va bene, direi che possiamo lasciarlo lì a crogiolarsi nel suo dispiacere. Oh, guardate cosa c'è qua in fondo. Sto andando a istinto, perché non è che mi ricordo tutti i bauli e tutte le cose, anche perché ne ho saltati un bel po'. Quindi, oh, ancora uno, perfetto. E poi, altre sfere rosse. Adesso così iniziamo a ragionare. Dovremmo poter potenziare qualcos'altro. Adesso andiamo anche a sinistra, vediamo se c'è qualcosa. No. Ovviamente mi è andato di culo che sono andato subito a destra. Però come ogni episodio praticamente vediamo cosa potenziare all'inizio. Non so, io continuerei a potenziare questi che ho visto che servono. Dovremmo farcela, sì. E ci avanzano anche 4000 sfere. Con le quali potenzierei. Sapete che non saprei. L'arco di Apollo lo uso? Nah. Io li terrei prima per potenziare tutte le lame e poi inizio a potenziare anche tutte le armi secondarie, per così dire. Tanto il primo step ce l'hanno tutte. Ok, vediamo. Sì, ce l'hanno tutte, quindi a posto così. E quindi adesso. Ah, c'è la corda qua. Guardate che bello però, mamma mia. Dedalo, buongiorno, siamo sotto di lei, non cada, non ci faccia brutti scherzi, che noi abbiamo un compito importante da svolgere, uccidere tutti gli dei. Non è semplice, però si può fare, adesso vedremo. Ok,
R1, tac. Perfetto. Perfetto. Mamma mia. Vai. Boom. Vai. Dove andiamo? Ah, lì sulla piattaforma. Perfetto. No! Ma vaffanculo. Sono un pirro. Ogni volta all'inizio episodio devo morire. Ok, ancora qua. Andiamo su. Sperando di non fare un'altra figura di merda. Andiamo in quello lì. Tac. Ma che stai facendo? Oh, ce l'ho fatta. Scusate, un po' di tosse. C'è vento in questi giorni e mi sto un pelo raffreddando. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Non lo so, adesso credo che lo vedremo. È un pelo imponente tutta sta roba. Dedalo, dove sei finito? Morirai male, sicuro. Sì, credo di sì. Sono quasi sicuro che non abbia fatto una bella fine. Però vabbè. Non è nostro compito salvare quella gente. Abbiamo ben altro da fare. Abbiamo Ben Affleck. Vabbè. Salvo e ci rivediamo come al solito. Ok, rieccoci qua. Siamo all'interno del labirinto, di quello che sarà un labirinto. Oh 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 oh. Perfetto, vieni qua. Ah, ma sei uno stronzo con le sfere. Va bene lo stesso, ci serve. Quante ce ne dai? 1500 più o meno. Di qua non c'è niente. Quindi per forza di cose andiamo ad attivare questa. Cool jazz. Ah. E che la... Arena. Arena, 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 arena. Meno male che li ho potenziati. Non mi hai preso, non mi hai preso. Via. Non mi avete preso. Boom, boom, boom. Che va via, via, scappa. Bravo. No, ecco. Mi sembrava strano che io faccia... no, non mi facessi prendere. Ah, merda. Oh. Prendi questo, questo e l'ultimo. Ok. E tu sei andato. Ma in quanti siete? Che palle che siete però. Io non volevo vederti più. Ma vuoi? Dammi il cerchio subito così. No, come hai fatto a prendermi? Che mira c'hai da lì? Dai. Oh, no, tu vieni qua. Che culo, che culo. Ok, lui l'ho preso. Una testa andata. Ma quanti sono venuti fuori? Oh, ecco perché mi davano questo. Ok, adesso l'ho capito. Ah, col fuoco li sciogliamo, sti stronzi, eh. No, 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 stai calmo qua dove sei. Che è l'ultima tranche da fare. Ok, non c'è più l'ultima tranche. Ok, direi che è un pelo morto. E anch'io se non sto attento muoio comunque. Questi qua saranno lenti quanto volete, ma se ti prendono fanno molto male. Ok. Vieni qua. Oh. E anche questa ce la siamo tolta dalle palle. Bello, sono contento. Non le sto usando molto gli artigli di Ade. Qua dietro non c'è nulla. Cos'è che ci date qua? Sì, mi serve tutto. Dammi tutto che è meglio essere sempre full. Full tutto. Ok. Cosa c'è da fare? Allora, una leva. Morte certa con quegli spuntoni. Quella credo che sia la porta. Ok. Quindi, prima di tutto,
Prendiamo questa che non si sa mai che ci dia un boost di vita. Oh, l'ho chiamato. Non dovremmo essere al massimo se non sbaglio. No, ci manca un... ce ne mancano altri tre di occhi. Lì c'è quella. Io non posso farci tanto. No. Allora, di qua cosa c'è? Niente, vabbè. Credo che siamo obbligati a fare questo. Perfetto. E vediamo perlomeno cosa succede. Ok, si attiva tutto. E non è una cosa bella, direi. Ma io quelli li voglio. Ah, ok, dovremmo aspettare che le fiamme smettano. Ma io voglio quelli. Uno lo prendo. Uno dovrei farcela prendere. No. Sono morto. Mi sa che devo prenderli dopo. L'ingordigia non va bene. L'ingordigia non va bene. Bisogna aspettare. Scappa. Oh. Ok. Quindi non so dove andare. Allora, mi sa che bisogna andare, ok, là sopra. Ci sono. Perfetto. Ah, ok. Dovrei... Oh, se la tira, grazie. Dovrei... Non credo di averlo risolto, ma quasi. E quindi? Ah, sì. Fatto. Pensavo fosse qualcosa di più complicato. Vabbè, sono morto una volta, direte. Sì, però io sono morto non perché non sapevo farlo, ma... perché sono stato un pelo ingordo. Mettiamolo giù così. Altre sfere, guardate, forse dovrei riuscire a potenziare... 9000, se non sbaglio, sì. Dovrei riuscire a potenziare i... sì, i Fist, com'è che si chiamano? Non mi viene il termine. I Cestus di Nemea. Dovrebbero essere 9000, se non ho letto. Sì, ce l'ho fatto, sono al massimo. Ruggito di Nemea, R2, ok. Adesso finisco di potenziare la frusta di Nemesi al terzo step. Direi che abbiamo finito le sfere rosse utilizzabili. E mo? Entrata epica, quindi succederà qualcosa. No. Non succede niente, strano. È giusto per farci vedere quanto è figo il gioco. Sì, era solo per quello. Ah, credo che non ci saranno molti combattimenti oggi, quindi nessuna boss fight o robe del genere. Ma... se il gioco si decide a farmi usare R1 ogni tanto. Spero che non sia il joystick. Non c'ho voglia di comprarmi un joystick nuovo. Comunque, io prenderei tutti. Lo so che devo arrivare là, l'avevo capito anch'io. Allora, se ci hanno dato queste vuol dire che ci serviranno. Sicuro, anche perché io tanto da qua non posso arrivarci, giusto? Sì. E qua anche se uso questi non credo che mi servirà granché. No. Infatti. Ok. Quindi facciamo questo. Scusa, da di là non me lo facevi fare. Ok, io ho paura di aver fatto una minchiata. No, non mi sembra. Però mo... Forse devo usare quei cazzafà lì. Però come faccio a usare quei cazzafà? Allora, tu vieni qua. Dai, che palle però. Da qualsiasi direzione dovresti farmelo fare. Allora, perché questi si girano così. Ok.
Questi... Oh, ho capito, guarda, è una minchiata. Io lo lascio così. Dovrei esserci arrivato. E poi cadiamo tutti e due qua. Poi lo metto qui. Perché questo qua dovrebbe essere un pulsante da quello che vedo. Perfetto. Ok. Ah, quindi non dobbiamo combattere? Bene, mi prendo questi due bauli. Ok. Dai, corri. Oh, meno male. Non so, era indeciso, non voleva correre. Questa cosa me la ricordo. Vedete questi spuntoni qua? Ecco. Cioè, questi spuntoni, questi buchi qua. Da qua escono degli spuntoni. Porco bue. Anche perché c'è del sangue a terra, quindi si capiva. Per l'amor del cielo. No, 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 no. Oh, meno male che... Ah, è il vostro attacco. Con Hyper Armor, ah, se si chiama così. No, invece questi non sono morti. Aiuto. Adesso morite, morite, morite. Bravi. Oh, cosa ho fatto? Scusate. Bello questo. Non me lo ricordavo. Sono morto. Perché l'ho uccisa? Ok, adesso vabbè, rifaccio tutto ovviamente. E lui non morirà. Come è morto prima, però... Cioè, volendo qua puoi anche solo aspettare, eh. Puoi anche... No, pensavo ci corresse sopra. Ci corressero sopra. Aiuto, aiuto, aiuto. Vi faccio vedere che... Vedete, se... Guardate qua. È bellissima. Oh, se lo fate saltare, lo buttate lì. Muori. Boom, via la testa. Ok. È l'unico modo. Questo. Vedete, tac. Perfetto. Beh, tanto adesso... Ecco, infatti. Sta mossa qua mi piace un casino, ragazzi. Anche perché è la mossa per... Per togliere ste stronze. Vabbè, dai, inizio a giocare un attimo con delle combo un pelo più serie. Non sempre le stesse. Aiuto. Però vedete, se adesso facciamo così... No! Vabbè, dai. Bastardi. Oh, aiuto! Oh. Ah, le stronze non muoiono. Non lo sapevo, pensavo di sì. Ok, tu muori malamentissimamente. Levati da lì. Vedete ste bastarde. No. Ma vaffanculo, ci sono volato proprio sopra. Ce l'ho fatta, scusate ero in silenzio ma mi sono dovuto concentrare perché sono molto, molto, sono morto un po' di volte e mi stavo girando le palle, quindi ho preferito concentrarmi un attimino.
E finalmente ce l'ho fatta. Qua riassettiamoci tutto. Ero assorto nel gioco, veramente. Adesso rifaccio tutto, salvo e andiamo alla fiamma. Così sembra. Rieccomi qua. Ho salvato e adesso procediamo. Quindi l'unica è questa. Rompiamo il sigillo. Direi è qualcosa di più epico così. E solleviamo. Pandora! Eccola. Che cosa ha fatto? Beh, non è poi così piccola questa Pandora. Mi ha detto di non parlarti mai più, altrimenti ti avrebbe fatto del male, come fece a mio padre. Non lo farà. Ha detto che ti avrebbe ucciso. No, non può. Non ce la farà. Dobbiamo andarcene da qui. Vieni, ti farò strada. Grazie, Pandora. Qua non c'è niente da prendere. Vediamo. No. Ah sì, vedete, l'avevo visto un po' di sbrilucichio. Qua. Vabbè, ho guadagnato un trofeo. Oh, ne mancano solo due, avremo anche la vita completa. Vabbè, ho capito, ti devo alzare io. Vai, R1, perfetto. Grazie. Non hai anche tu il doppio salto, Pandorina mia. Qua bisogna un attimo farsi in due per salvarla. Vai, facciamo così, guardate. Così è la cosa migliore. Andiamo di magia proprio. Ma piano cosa? Qua uccidiamo proprio tutti. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Vieni qua, brutta merda. Ok. Tu vorrai morire. Cioè, vorrai. Vuoi morire malissimo, spero. Vai, 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 vai. Boom. Ok, credo che siano morti tutti. Sì, però prendiamoci questo perché non vorrei mai dimenticarmelo. Dai. Ok. Ah, tra l'altro abbiamo anche lo spadone fotonico. Cosa fa? Ah, beh, alza quello. Lo spadone fotonico ce l'abbiamo carico, quindi appena è. E quindi? E lei è lì dentro, no? Non dirmi che devo girarla. Sì, perché bisogna comporre tutto il labirinto. Quindi, per forza. Credo. Non lo so. Vabbè, adesso. Oh, mi è venuto un colpo e ho detto guarda che è caduto. E la Madonna. Corri, 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 Kratos. Corri, Kratos, corri. Ah cazzo, su bisogna andare. Oh, adesso ho capito, devo salvare lei. Giù, giù, Kratos. Per favore, Kratos. Vai giù. È morta. Non so cosa può essere, magari ho un problema, boh, col joystick, ma non credo perché è nuovo. Ok, muoviti, 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 muoviti. Lasciati andare. Perfetto, vai che ce la facciamo stavolta. Vai, vai al pelo proprio. Tum, oh. Mi è venuto un coccolone, guarda che muore. Ok, perfetto. Qua c'è un altro coso. Boom, fatto. Il dubbio è che quello che mi son per. E come mo qua? Cosa facciamo? Ah, c'è il buco, lei chi l'aveva visto? Dai, vieni qua. Vai. E dove vai? Stai attenta, non farti male. Comunque,
Mi è venuto il dubbio che c'era qualche parete da fare con questo. Non con questo. Vedilo, vedilo. Brava. Però mi sa che devo venire a salvarti adesso. Immaginavo. Kratos, muoviti. Kratos, Kratos. Bravissimo. La Madonna. Dai, ma tutte e tutte le vai a prendere però, eh. Ah, c'è tempo, c'è il 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 tempo. Sto facendo le cose a caso, non so cosa sto facendo. Ok, questo. No. No, non credo che abbia fatto la cosa giusta io. È a tempo? No. Non lo so, non lo so. Aiuto, aiuto, aiuto. Perché? Ah, ok. Vai, vai, vai. Ok. E quindi? Non so cosa sto facendo. Sto andando a intuito. Vai. Corri, Kratos, corri, corri, corri. Io mi aspettavo un'arena, qualcosa. Comunque sia dove combattere. Ok. E quindi? No. Non mi piace questa cosa. Per niente proprio. Tu vai di là. Tu vai. Dai, sali, sali, Kratos. Vai di là, bravissimo. Appoggiati. Dai che no, che sto morendo. Dai, 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 che prima che mi affoga. Oh, dovrei avercela fatta. Boom. E quindi? Ah no, è la solo sganciata. Ho capito, quindi adesso facendo girare il tutto. Ok. Oh, non è morta. Guardiamo il lato positivo, ce l'ho fatta a non farla morire una volta almeno. Adesso andiamo qua, spacchiamo tutto. Senza prenderla magari. Patata. Grazie Pandora. Oh. No. Ehi, che cos'è sta cosa? Dimmi che c'è un occhio? No. Sfere rosse, ma non ci servono per ora. E di qua? Nient'altro, no? Non toccarle quelle prima che muoio, devo rifar tutto. Ok, direi che qua prima di salvare mi prendo tutto così dopo non devo riprendermela. E salvo. Ok, ho salvato, adesso possiamo andare verso cosa non so. Il nostro viaggio è tutt'altro che finito, Pandora. Giunti al termine, non vorrai più ringraziarmi. So di sembrarlo, ma non sono una bambina, Kratos. Ho visto molte cose. Credo che abbia molti E mila non ho anni. paura. So benissimo cosa ci aspetta. Ho visto Zeus torturare mio padre. L'ho visto soccombere per colpa mia. Avrei dovuto aiutarlo, ma avevo paura. Efesto ha fatto il suo dovere di padre. Proteggere sua figlia. Eh già. No, è solo colpa mia. L'ho perduto per colpa della paura. La paura è una sorta di oscurità. E in quell'oscurità ho udito gli dèi parlare di me. Mi chiamavano mostro. Le Poverino parole però. non hanno valore. Forse. Ma nelle loro parole c'era paura. Paura di un guerriero cinereo. Paura Paura di te. di te. Mentre in loro la paura cresceva, in me faceva posto alla speranza. La speranza è dei deboli, Pandora. È la speranza che ci dà forza. Che ci fa lottare. È la sola cosa che ci resta quando tutto è perduto.
Non sto dicendo niente perché voglio farvi godere il momento. A questo porta la speranza, bambina. Faresti bene a capirlo. No, volevo ucciderlo, invece niente. Ah, è finito. Quindi, momento oscuro adesso. Sì, direi proprio di sì. Direi proprio che è arrivato il momento di menare le mani. Oh, ma vedo rotto il cazzo, vai. Uso il solito metodo, che è molto sbrigativo. Lo so. Ok. Mi provate a farne fuori una. Fare fuori la prima. Eccoli, bastardi infami. Non gli fa niente le frecce a sti stronzi. Ok, quindi prendiamole a pugnazzi, che è l'unico modo. Oh. Ok. Non volevo prendere te. Non volevo prendere te. Quella che è stunnata. È stunnata, bastarda. Ma adesso però vi dovrei fare qualcosa, eh. Oh, bastardi infami. Quello lì è stronzo, quello con le lame. È quello che va sottoterra. No, 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 no. Ok, adesso dovrei stunnarli tutti. Meno male, sì. Sono un po' teso. Teso, sì, è la parola giusta. Cioè, più che teso, concentrato. Di non farmi inchiate, ma tanto la farò. Ok, tu vieni fuori. Tu vieni fuori. Perfetto. Anche tu. Sì, però io vorrei inquadrarlo, grazie mille. Quanti gliene diamo? Tante. Io finché vado avanti, eh. Ok. E questo come faccio a farlo venire fuori? Proviamo così. Bisogna cambiare sempre stile di lotta qua. Se no non ce la si cava più. Questi sono strapotenti però comunque. Vabbè. Anche perché rompono quegli scudi, quindi. Per forza di cose devono esserlo. No, 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 dammi te. Vieni qua che ti prendo a pugnazzi sul muso anche a te, stronzo. Ah, ok, il bagliore che vede. Ma non ci voglio credere, mo. Devo tenermi. Vabbè, io uso questi pugni contro di voi. Oh, stunnali, bravissimo. Così danneggiate anche i nemici. Oh, li ho chiusi all'angolo. Tu muori male. Se non muoio prima io, ovviamente. Sto qua praticamente fa sempre gli attacchi pesanti. È vero che si... Ok. Bello così. Minchia quanti sono però. Si stronzi, si stronzi, si stronzi, si stronzi. Via, 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 via. Mi ha rotto il cazzo questa però, eh. Là in alto, che se gli vai sotto nel fascio ti incula male. Eccolo. L'ho appena detto. Quante sono ancora queste stronze? Ok, via. Facciamo così. Perfetto. Facciamo sempre così. Mamma mia, quanto è lungo questo stage. Mi piace così. Prendila. Mi chiaro solo la prima volta questa. Allora, prima di tutto dobbiamo... Dimmi che la seconda volta... No. A te sì però. No, non volevo prendere te, però fa niente. Ah, questo è l'unico modo praticamente. Ok, prendila. Dovrebbero essere tutte al secondo step. Quindi adesso appena riesco a incularne una, dovrei stunnare tutti gli altri. Aiuto, 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 aiuto.
Ok, eccola. Non volevo prendere lui. Lei, bravissimo. Ok. Tu intanto sei morto. Sì, però che palle che siete. Ma avete sconquassato la minchia. Che palle. Rivelati tu stronza di merda. Sto dicendo troppe parolacce, devo smetterla. Io magari poi adesso sto continuando a distruggerle, no? E loro continuano a respawnare. Adesso vediamo se c'è qualcos'altro da fare. No, via, continuano a darmi sfere rosse. Di solito queste cose qua a un certo punto smettono di darti sfere rosse, per farti capire che stai facendo qualcosa di sbagliato. Come al portone, per intenderci. Però mi sembra che sono troppi, eh. Ehi. Tu muori malissimo. Subito al volo. Ok, vieni qua. Ok. E anche tu sei andato. Oh, vita, grazie signore, grazie. Vabbè, sto usando praticamente solo questi. Io vorrei anche della magia, che palle. Tu vieni fuori da là, che mi hai rotto la wallera. Continuiamo a far così. Tanto tu muori sicuro. Oh. È l'unico modo. Dai, vieni qua che l'ho stunnata. Oh. L'altra si rivela così. Perfetto. Non è vero, bastarda. Che non sei altro. Non me lo fa fare. Vediamo se è così. Sì. Ok, vieni qua. Oh. È l'unico modo che ho trovato per prenderle sempre queste stronze. Ah, c'è anche lui. Non l'avevo mica visto. Tu mi hai rotto il cazzo, sirena di merda, però, eh. Oh, è andata. E l'altro? Tanto vabbè. Dai, vieni qua, ok. Hai firmato la tua morte. Oh. Ma non è ancora morto, gli ho spezzato la schiena. Vabbè, che magari sarà già morto, quindi. Dove vai? Oh, la peppa. Oh. Ce l'abbiamo fatta, lunghissima. Sfere rosse, tante sfere rosse. E ci sarà anche questa da prendere. È stata lunga sto pezzo. C'è un pezzo di stoffa sul pavimento con un messaggio scritto con il sangue e dice: Spartano, nessun uomo sarebbe dovuto arrivare fin qui, ma forse tu non sei un uomo, non ti conosco, ma soprattutto no, ma sospetto che qualunque cosa ti porti qui significhi che non sei un amico di Zeus. Deve pagare per aver infranto la sua promessa e aver fatto morire mio figlio. Posso solo sperare che tu porti a termine la tua missione. Che finale perfetto, morire nella mia più grande invenzione. La sola cosa che amavo di più era Icaro. Ora posso raggiungerlo. Oh, che tenero. Io invece rovinerò questo momento di tenerezza potenziando. Ok, ho già potenziato tutto, anche se qua se non le uso tanto le potenzio. Perfetto. 8000 sfere. No, ce ne ho solo 6000. Quindi ne servono 2500 per questi. Ma no, vabbè, ormai gliel'ho messa dentro. Lo potenzio tutto. E vediamo qualcos'altro da portare al massimo. L'arco no. La testa di Elio, che ogni tanto la uso. Così incrementa i danni. E poi 1040 non ci faccio niente, quindi. Ok. Qua non c'è nulla.
da fare, quindi per forza questa leva. Vai. E quindi? Ah, ok. Non capisco. Vabbè, fino qua. E ma lei come esce da lì? È quello che voglio capire. Vabbè, lui ci ha salutato. Oh, siamo fuori. Siamo fuori, ma... cioè, se per forza umano non può essere così semplice. Ma... forse... no. Non è così semplice. Oh, lì a destra ho visto qualcosa. Vediamo se da qua funziona. No, non sono mica scemi. Oh, ebbene sì, ha funzionato. Cosa sarà mai? Ah, anche di là c'è. Ma mica ce ne avevamo già due? Com'è possibile? Mi sta trollando il gioco. Ah no, ne mancavano due, ok. Dov'è che era che l'avevo visto? Lì, eccolo. Sfere rosse. E no, vabbè, basta. Ne avranno nascosti due. Adesso faccio la figura di merda, ci cado dentro. Ragazzi, scusate il piccolo taglio, ma hanno citofonato, quindi sono dovuto andare ad aprire. E cosa dire, oggi abbiamo fatto un bel pezzettone, ci siamo fatti tutto il labirinto. E possiamo andare avanti la prossima volta. Quindi se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!